Buonasera a tutti, Gilberto Rossi per la Federazione dei Verdi. Era per dare due comunicazioni, visto che, in quanto sono uno dei due portavoce di un'associazione dei Verdi in provincia di Milano e penso che in Lombardia, non so in quanti saremo, penso che sia importante, uno, dare un messaggio di solidarietà alla Federazione dei Verdi di Brescia, che sono stati commissariati, e questa è la parte successiva del messaggio, perché il dato di fatto è, come saprete, i Verdi della provincia di Milano dal 2016 non hanno la propria assemblea, il congresso, e in questo c'era stato anche tutte le irregolarità che sono state fatte presenti nell'ultima assemblea per nominare i delegati per il congresso nazionale che poi eleggerà Elena Grandi, che arriva dai radicali nel 2011, entra nei Verdi e diventerà portavoce nazionale dei Verdi. Ecco, da un quarto d'ora, una mezz'oretta, i Verdi sono di fatto fuori dalla maggioranza perché hanno fatto una mozione molto stringata, ve la metto poi sotto nei commenti, di 3 righe dove chiedono al sindaco, alla giunta, all'amministrazione di prendere posizione, di spiegare, sono proprio molto ecumenici, con i piedi di piombo, nel chiedere quali sono le intenzioni dell'amministrazione. Quindi se chiedi a te stesso, non ti puoi chiedere a te stesso, perché una volta può essere un confermativo. E questo era per dire, nel 2016 per la prima volta con Elena Grandi, per quello che riguarda i Verdi, non ci fa presentare il simbolo e la lista. Avevamo pronta una lista con candidato sindaco Domenico Finiguerra, eravamo pronti a presentarci da soli. Il giorno dopo Federghini uscì sul Corriere della Sera che loro erano nel centro-sinistra, poi venne fuori che eravamo a sostegno della Balzani, lì intervenni in un'assemblea pubblica e gli dissi: Balzani, noi non è che non la vogliamo sostenere, lei si iscrive ai Verdi, lo decidiamo noi come Verdi chi sosteniamo, non è che lo deve decidere qualcun altro, o sbaglio. Quindi quello che sta avvenendo a Brescia, anche tra l'altro una piccola parentesi però, anzi due parentesi, uno con la questione del Covid, non ci stiamo vedendo da tantissimo. Prima, bene o male, una volta al mese, ogni 2 mesi, facevamo l'assemblea regionale aperta agli iscritti e ai portavoce delle associazioni locali per capire un po' cosa stava succedendo. Ci si vedeva, ci si confrontava un minimo per valutare anche, infatti, quello che è successo a Brindisi nell'ambito del centro-sinistra, penso che sia emblematico. Tra l'altro, anche a Terracina i Verdi corrono da soli e non con il centro-sinistra. Questo era per dire che è un anno e mezzo che continuiamo a fare una serie di figuracce con l'assessore Grandi, è un anno e mezzo che i Verdi sono in maggioranza e non hanno fatto delle grandi battaglie, hanno lavorato, quello lo riconosciamo, però non è che hanno fatto delle battaglie determinanti, è stato aumentato il biglietto dell'ATM, sono partite una serie di speculazioni incredibili. Lo diceva l'altro giorno il Corriere della Sera, Milano è la città in Italia con il record del consumo di suolo. Un altro dato era quello sui permessi di costruire, di nuove costruzioni, oltre alle vicende più note, poi quella degli scali ferroviari. Quindi quello che che è il mio compito, che mi hanno chiamato a dire oggi, era che come Verdi del Ticino noi siamo a sostegno e invitiamo i Verdi di Brescia a presentare una loro lista. Quello che è stato il nostro lavoro in questi 3 giorni, abbiamo sentito dalle figure importanti dell'ambientalismo a livello regionale, ve lo dico, Monica Frassoni poi ha declinato l'invito perché non si capisce il perché. Se 2 mesi fa Monica Frassoni andava bene come papabile candidata alla presidenza della regione, non possa venire presa in considerazione come candidata sindaca a
a Brescia. Poi va da sé, i programmi politici, soprattutto per noi ambientalisti, vanno fatti sui programmi e sui progetti. I problemi presenti in quelli di Brescia, che avrete letto nei comunicati stampa dai bresciani, non sono pochi e non sembrano risolvibili dall'oggi al domani, ma hanno necessità appunto di una progettualità politica verde lunga, ben articolata, eccetera, eccetera. Quindi l'invito dei Verdi del Ticino era quello di presentarsi come Verdi, comunque a livello nazionale, perché io lo capisco benissimo quello che dice il portavoce nazionale, che ringrazio, Angelo Bonelli, però non dobbiamo attaccarci tra di noi e soprattutto ricordiamo a tutti che sostanzialmente sta capitando a Brescia quello che era capitato a Bonelli all'interno dei Verdi da parte degli altri, che non volevano che si candidasse sindaco a Taranto, non volevano che andassimo da soli. No, invece Taranto è stato importante che Bonelli si candidasse sindaco e ci presentassimo non con il centro-sinistra. Sono dei segnali importanti che dobbiamo dare e soprattutto l'anno prossimo ci sono anche le elezioni europee. Un'ultima cosa che non possiamo dimenticare, il collegio della provincia di Milano qua elegge, tra l'altro anche a Brescia non è che prendono poco come Verdi. Vuoi perché un italiano su sei è un lombardo, perché 10 milioni in 60 milioni in questo collegio è stato eletto. Per il 25 settembre sono stati catapultati dei candidati da Roma, poteva chiunque. Chiunque sarebbe stato eletto, perché infatti è stata eletta Eleonora Evi, che era prima capolista, ma perché qua, scusate, dietro di là c'è la targa di Alexander Langer, sono a Castelletto di Cuggiono e l'ambientalismo c'è dove i Verdi, amministrando o comunque nelle lotte, nelle battaglie, segnano la storia, lo diciamo, sì, perché pensate, di là ieri abbiamo fatto la biciclettata no tangenziale, proseguiamo con le iniziative, mentre di là è la questione di Malpensa, della Cargo City, tra l'altro anche qua la parentesi del Cargo City, SEA, buona parte partecipazione del Comune di Milano, i Verdi sono in maggioranza a Milano, punto di domanda, torniamo a prima, è stato sancito con quel documentino di 3 righe, con quell'interrogazione, che è firma di Monguzzi, Cucchiara, Gorini, cosa vuole fare l'amministrazione, cosa dice la Giunta. Se lo stanno chiedendo, quindi vuol dire che non abbiamo rapporto con la maggioranza, perché lo richiedono con interrogazione scritta. E anche qua vi chiedo sulla questione di SEA, così, perché poi dopo è bello fare i proclami e tutto. Tra l'altro, una piccola parentesi per capire di cosa stiamo parlando. Questione del Parco Agricolo Sud. Facciamo il presidio sotto Regione Lombardia, chi sono io, ci siamo noi come Verdi. Arriva anche Elena Grandi con il suo dipendente, che le due persone che ha assunto Elena Grandi non è che sono espressione delle correnti dei Verdi o della sua corrente, le ha scelte lei, cioè, nel senso, sono questi anche i personalismi antidemocratici che dobbiamo andare a contrastare. L'altra cosa da dire, Milano 16 mesi, 18 mesi, a parte che Milano ha avuto una scissione, Silvia Pettinicchio con altri sono andati in Alleanza Verde e Civica. Silvia Pettinicchio è presidente del Consiglio del Municipio di Zona 3, quindi è una delle 5 persone dei Verdi di Milano che ha avuto un incarico. Ad oggi io non ho mai visto, cioè dico anche, non ho mai visto il bilancio dei Verdi di Milano, le quote di quello che viene versato e tutto, nessuno sta lavorando, ovviamente vedete le pagine social di Monguzzi, dei consiglieri che qualcosa fanno e tutto, però l'archivio, quel lavoro che avevo impostato io nel 2011, dal 2011 al 2016, non è ancora iniziato. Tra l'altro, questo non volevo nemmeno dirlo, però è giusto dirlo perché c'è stata la pandemia, adesso è passata la pandemia e tante cose che causa pandemia erano diventate più agevoli, tipo i consigli comunali che venivano fatti online, le commissioni online, quindi tra l'altro anche lì i documenti te li puoi tirare giù con un copia e incolla per fare. Non è fatto nulla, quindi questo per dire che i Verdi devono fare i Verdi, che i figli si sposano
dopo che sono nati, traduco prima, perché poi c'è il secondo turno a Brescia, devono andare al primo turno da soli, se prendono tanti voti, allora poi dopo li vai a sposare in coalizione con un altro peso politico. Il perché prima vi avevo citato Monica Frassoni era per dire, come Verdi andiamo nel centro-sinistra, però con la dignità di essere il secondo soggetto politico nel centro-sinistra. Il terzo, se c'è un altro partito, non so, Rifondazione, Sinistra Italiana, piuttosto che i 5 Stelle che sono più forti, però siamo in Lombardia, li abbiamo anche pesati come sono andate alle elezioni regionali, quali sono state le amministrative. Quindi i Verdi nel centro-sinistra sono la seconda forza politica, o anche Alleanza Verdi-Sinistra come seconda forza politica, perché anche in quello di Brescia il fatto che Sinistra Italiana sia andata subito con il PD è un qualcosa che diventa significativo. Comunque vi stavo dicendo che non sono andate bene le elezioni il 25 settembre. Le elezioni che ci sono state a febbraio, la lista era inguardabile, bravissimi candidati, però non li puoi fare 19 di Milano città su 26, perché infatti non è stata fatta campagna elettorale e questo si è visto. 25% a Pregnano a Milanese, dove c'è il candidato Maestroni, altri comuni, Canegrate 10%, altri comuni che sono andati molto bene e altri dove non è stata fatta campagna elettorale. Questo era per dire a Carmine Piccolo, questa è la solidarietà, a tutto il gruppo dei Verdi, messaggio del il mondo non finisce con questa tornata elettorale. Avete dei numeri importanti, non li dico pubblicamente, comunque avete dei numeri importanti di iscritti, quindi su questo invito a una riflessione di nuovo la direzione nazionale e poi anche evitiamo di attaccarci tra noi. E concludo con la considerazione che ho fatto a più, visto che siamo in fase congressuale regionale. Pensavamo fossero attacchi all'interno dei Verdi, tra correnti dei Verdi, no? La questione del Cristian Colombo o anche Patrizio Vigna in quel di Legnano e... oddio, mi sfugge. Cortesi, quello che si era candidato lì, sono questi che arrivano nei Verdi, vogliono occupare, fare. Tra l'altro entrambi, sia Colombo, Vigna in maniera un po' più arrogante, avevano chiesto la password della pagina di Verdi Lombardia, forse anche di qualche cosa. Tra l'altro tutti e due hanno fatto la pagina Verdi dell'Europa Verde Castanese, Cristian Colombo è stata cancellata, l'ha tolta lui. E anche Europa Verde Verdi Legnano l'ha tolta al Patrizio Vigna. Perché le hanno tolte? Perché la cosa che sottolineavo a regola del nostro statuto, sia per le elezioni del 25 settembre che per quelle che ci sono state a febbraio, il simbolo che avevano loro nel profilo era questo, che è quello di Europa Verde, quando noi ci siamo presentati con Alleanza Verdi Sinistra. E quello Facebook era proprio la punta dell'iceberg per dire il fatto che a Legnano non era stata fatta campagna elettorale né a settembre né a febbraio. A febbraio c'è anche la conferma dei voti di preferenza che ha preso il commissario Guastafierro, cioè a fronte di 570 voti Guastafierro ha preso 4 voti. Tornando a questo, e l'altro invece idem, Cortesi, che arriva a Monza, arriva questa gente che noi come Verdi, personalmente i Verdi ci metto i soldi, tempo, energia, salute, volontà, guarda, la vita, da 20 anni e non abbiamo mai avuto nemmeno il rimborso come circoli piccoli. Perché prima come Verdi di Magenta, poi abbiamo fatto Verdi... Le Verdi di Magenta siamo passati ad avere 3 circoli verdi, adesso di nuovo un solo circolo verde. Vabbè, comunque vi dicevo di questi che hanno occupato lo spazio politico. Due parole su quello di Legnano, Verdi Legnano, per le elezioni di febbraio non vuole fare la campagna elettorale, poi dopo viene fuori che è stato fatto l'accordo politico con i 5 Stelle, allora lì fa una telefonata a quella di Sinistra Italiana e gli dice che farà campagna elettorale. Poi in realtà campagna elettorale non viene fatta perché devo andare io a mettere i manifesti a Legnano e portargli i volantini e 4 cose tutto di corsa.
Su Cristian Colombo, lui prima non l'ha tirata solamente noi, gliel'ha tirata anche al Pignatello, che era candidato con il Partito Democratico, perché quando esce, cioè, l'abbiamo beccato, che era, dice, fa la lista per i Verdi, fa la lista per il centro-sinistra, poi dopo dice di non votare, ci lavora contro, continua ad attaccarci, tra l'altro la Muscata si è preoccupato Legambiente, altre cose veramente imbarazzanti, per fare un impianto di triti inerti all'interno della cava, quella famosa. Vabbè, vi dicevo, per un periodo dopo aver mollato i Verdi, segue Giuseppe Pignatiello del Partito Democratico, poi in realtà rientrano e vanno con il Patto Civico per Magliorino, e vabbè, il numero di preferenze anche lì che ha preso Buscate è veramente, però per dire come ha occupato gli spazi. Noi pensavamo, quando il territorio è andato, cazzo, questo qua dove arriva, chissà chi ce l'ha mandato, chi l'ha contattato, sarà un uomo di questo, di quello, come correnti, è Verdi, ci sono le correnti e tutto. Quindi in attesa della sentenza, certo, in merito alla legittimità o meno del ricorso, tra l'altro il fatto che non sia firmato e ci siano tutta una serie di vizi di forma, però non è tanto quello. Cioè, è importante dare una voce all'ambientalismo che sia chiara. Piccola parentesi, quello che è successo un paio di anni fa, dove appunto il fenomeno di Elena Grandi che vi ho raccontato, viene commissariata la Toscana, in Toscana si inventano Ecolo, che comunque viene anche Ecolo è riconosciuto dagli European Green, quindi grazie dell'attenzione che avete voluto dedicarmi e vivi Verdi, ciao!